Ciao, benvenuti nel mio podcasting stagione 15. Vi racconterò le bloggate che sui miei blog hanno avuto più successo. Fate riferimento ai blog Mia Fantascienza, Mio Radar e Paleo Contatto. Ciao! Stagione 15, episodio 172, Mio Podcasting. In questa puntata parleremo di come in pratica la fantascienza ha influenzato l'ufologia e se c'è o se esiste un terzo incomodo. Un esempio in cui quando la fantascienza ha influenzato l'ufologia. Su Startling Stories del 1939 ebbe a nascere il mito degli UFO triangolari. Qui abbiamo praticamente compaiono per la prima volta degli UFO triangolari a seguito del racconto The Black Flame di Stanley G. Weinbaum, sagacemente illustrato però da un ignoto disegnatore. Pagina 49 del racconto compare per la prima volta una sorta di velivolo triangolare che è gonfio e semisferico superiormente, un po' come un dirigibile, che però questo oggetto è capace di galleggiare nell'aria e sparare raggi luminosi a terra. Il mito degli UFO triangolari sarà poi ripescato dalla ufologia per coverappare prototipi militari segreti VTOL. Quanto dirigibili triangolari, più o meno con una radar cross section ridotta, quanto droni F-117 con capacità VTOL usati per la guerra elettronica e diciamo a pilotaggio remoto. Non è finita qui, perché nel 1940, sempre su Startling Stories, ebbe a nascere il mito degli alieni piccoli e verdi, che compaiono per la prima volta appunto degli alieni umanoidi piccoli e verdi e tecnologici sulla copertina del gennaio del 1940 di Startling Stories. Per espandere questo tema trovate chiaramente tutti i link in descrizione. Ora, prima del 1940 c'era già stata la definizione dell'iconografia dell'alieno piccolo ed antropomorfo e tecnologico, però non era verde. Non è finita qui, perché sostanzialmente nel 1952 ebbe a nascere la seconda genesi delle abduction aliene, e appunto su Amazing Stories gennaio del 1952, a seguito del racconto The Last Revolution di Stephen Marlowe, in cui praticamente compaiono per la prima volta degli alieni con un testone che pilotano praticamente un'astronave. Ora, la fantascienza ha sicuramente influenzato l'ufologia classica, così come l'ufologia classica ha sicuramente influenzato la fantascienza. Entrambi i paradigmi culturali si sono influenzati a vicenda, poi ne parleremo più approfonditamente di questo tema. Riguardo sempre al tema ufologico, appunto, abduction e impianti alieni, è certamente vero che l'autore di fantascienza Hamilton ebbe per primo a riciclare e permutare la favola araba del genio della lampada. Hamilton mutò tale favola in un contesto di primo contatto alieno benigno. Fu il primo autore che ebbe ad introdurre artefatti alieni posti come impianti alieni in soggetti umani. Il tema dei rapimenti alieni con il tempo storicamente fu poi diffuso da Amazing Stories grazie al contributo di tanti autori di fantascienza che ebbero a sviluppare molte favole permutate, che però scaturirono tutte dalla favola di H.G. Wells The Time Machine, il contesto intraterrestre e basi aliene sotterranee, ipotesi del complotto alieno con complotti nazisti e ulteriori basi segreti. Su Amazing Stories del gennaio 1952 fu pubblicato il racconto The Last Revolution di Stephen Marlowe. Sino a quel punto non ci sarebbe stato niente di strano, tranne il fatto che gli autori di fantascienza hanno sempre riciclato, permutato e remixato i blog di fantascienza degli autori precedenti. Tuttavia questo racconto di fantascienza è assai interessante da leggere. Il racconto potrebbe essere la seconda genesi appunto del prolifico fenomeno editoriale dell'editoria fufologica sul tema degli alien abduction,
era TDH Sufo Patak. Ecco, nell'editoria ufologica classica infatti non si ricordano eventi pubblicati con data precedente al gennaio del 1952. Nessun rapimento alieno, tale da aver fatto clamore sia nell'editoria ufologica quanto nei mass media. Evidente che ad un osservatore attento e razionale del XXI secolo non può sfuggire la suggestione grafica che apre appunto la novella di fantascienza The Last Revolution di Stephen Marlowe. La favola di Last Revolution: il protagonista Johnny Drayton guidava di notte di fretta presso la Samuel River Parkway. All'improvviso vide due orb luminosi e il tempo intorno a lui rallentò, poi ebbe un incidente stradale. Drayton ebbe un'esperienza fuori dal proprio corpo, lo vide dall'esterno in terza persona che era diverso nell'auto. Il protagonista pensò di essere morto, si trovò poi ad interagire con tre strane entità che gli fornirono un nuovo corpo, una specie di migrazione di capo. La Terra del futuro smetterà di ruotare tra 500 milioni di anni. La grande testa dell'entità era sinonimo di grande intelligenza, ma il loro corpo era troppo fragile per la gravità terrestre. I visitatori si autodefinirono i guardiani, provenivano da Alpha Centauri, parlarono a Drayton di stelle e pianeti giovani e vecchi presenti nella Via Lattea. Nel frattempo su Alpha Centauri c'era una guerra, gli alieni chiesero aiuto a Drayton, gli avrebbero fornito armi con le quali egli avrebbe potuto annichilire l'usurpatore, oltre a fare la conoscenza di Connie Filson, una umana presente nell'astronave che proverrebbe dalla Terra del futuro di 500 milioni di anni in avanti. Ecco poi la favola svolta verso una permutazione della guerra dei mondi. La fiaba termina con Connie e Drayton che andranno su Alpha Centauri con un'astronave aliena. Svettono tre alieni da Luke Selenita. I tre alieni nella suggestione grafica sembrano intenti ad interagire con strumenti dentro un'astronave. Nella suggestione grafica l'ambiente esterno sembra la luna, oppure una luna di Giove, oppure un deserto di notte. C'è poi una seconda nave spaziale a forma di sigaro volante. Il protagonista principale della favola ritiene di essere morto, tuttavia interagisce con tre strane entità. C'è nella favola il missing time, tipico delle abduction. Gli alieni, nella favola, dicono di provenire da Alpha Centauri. Gli alieni, nella favola, forniscono brevi informazioni siderali scientificamente plausibili. La distanza Terra-Alpha Centauri è pari a molti mesi di viaggio, espresso in tempo relativistico dell'astronave. Ecco, gli elementi della favola di The Last Revolution di Stephen Marlowe sono tutti elementi che ritroveranno nelle storie classiche d'abduction patacca, pubblicate ampiamente nell'editoria fuffalogica ben dopo il 1952. Non necessariamente, ecco, le favole ufologiche fanno perno in Alpha Centauri, tuttavia moltissimi degli elementi qualitativi della favola di Amazing Stories 1952 saranno sempre presenti nelle narrazioni fuffalogiche con l'aggiunta di visite mediche più o meno invasive. Non è finita qui. Appunto, non è finita qui. Adesso andiamo a ragionare in modo più specifico della fantascienza, l'ufologia e il terzo incomodo. Il link per espandere questo tema lo trovate in descrizione. Dunque, è stata la fantascienza ad influenzare l'ufologia, oppure è stata l'ufologia ad influenzare la fantascienza, oppure la fantascienza e l'ufologia si sono reciprocamente influenzate, oppure se esiste un terzo incomodo che ha influenzato la fantascienza e l'ufologia? Se volete espandere questi temi, il link lo trovate in descrizione, perché è una bloggata piuttosto complessa. Io qui ve la sintetizzo in tre parole. L'ufologia ha influenzato la fantascienza. Sì, esistono almeno due casi UFO in cui la proto-ufologia ha influenzato la fantascienza. Eventi UFO hanno talvolta fatto da incipit per alcuni autori di fantascienza, da cui poi hanno inventato novelle di fantascienza. Questo accadde perché l'essere umano, in un contesto di economia capitalista, voleva monetizzare un evento UFO e l'unico modo per trarne profitto era di trasformarlo in un racconto per ricavarne denaro tramite la pubblicazione coperta da diritto d'autore dentro al magazine di fantascienza, che pubblicavano appunto storie fantasiose ed incredibili. La fantascienza ha influenzato l'ufologia? Sì, moltissimi, infiniti, numerosissimi sono i casi UFO in cui la fantascienza ha influenzato l'ufologia, per meglio dire la fuffalogia, confrontare con quanto dimostrato appunto in questo post. In breve,
per farla corta e breve, ecco, si può dire che la maggioranza dei casi UFO Pataka sono spesso remixati, permutati da oscuri o noti racconti di fantascienza pubblicati precedentemente nelle pulp mags. A seguire quindi una lunga directory che arricchisce quello che appunto che un altro link già precedente, di chiari e lapalissiani esempi in cui la fantascienza ha nutrito a piene mani la ufologia classica. Ci sono poi alcuni casi intermedi che sono criptici, che appaiono parzialmente, diciamo, più facili nella loro valutazione, ma nel loro complesso praticamente è difficile classificarli, stabilendo oltre ogni ragionevole dubbio a quale insieme imputarli. Se relativo a un caso UFO che poi si è precedente, che poi successivamente si è trasformato in un racconto di fantascienza, oppure se è un racconto di fantascienza che poi è stato preso per inventare una storia UFO patacca. Non è sempre possibile andare a scindere su questi due insiemi. Vi sono appunto alcuni casi in cui è criptico andare a dare una valutazione. Dunque, il terzo incomodo: ha influenzato veramente la fantascienza e l'ufologia? Sì, sono gli alieni in visita cronologicamente sporadica e geograficamente aspersa sul pianeta Terra, i quali hanno causato dal 5000 a.C. numerosi avvistamenti che all'inizio della civiltà umana furono interpretati come eventi religiosi e conservati in miti o antiche religiose ad opere artistiche antiche. Con il tempo tali avvistamenti sono diventati eventi misteriosi e criptici, facilmente etichettabili come eventi ETH. La presenza di almeno due contattati, quindi Elisa Haywood e Jonathan Swift, dentro ai protoautori di protofantascienza indica che gli alieni che ci osservano e che studiano la cultura umana da molti secoli, all'epoca si erano accorti che gli esseri umani erano in procinto d'accorgersi dell'esistenza degli alieni, perlomeno diciamo a livello speculativo. Nel mondo protestante dell'epoca proliferavano idee innovative. Il contatto alieno con la scrittrice Elisa Haywood e con Jonathan Swift indicano a mio avviso un interesse alieno a collaborare sui temi del primo contatto e della tecnologia aliena, fornendo fonti di ispirazione ai due autori. La manifestazione della presenza aliena, ancorché all'interno di un format astratto e falso come la fantascienza, è probabilmente interesse alieno perché permette di far predigerire all'umanità la presenza aliena, riducendo lo shock. Infatti all'epoca Chiesa Cattolica, nel 1754, quanto diciamo anche fino all'avvento in sostanza di Giovanni Paolo II, ecco, perorava il terracentrismo. Il terracentrismo è stato perorato da Chiesa Cattolica fino al 1754, avendo bruciato al rogo Giordano Bruno, che invece perorava la pluralità dei mondi dell'universo. All'epoca, per Chiesa Cattolica, qualsiasi cosa di non umano era ritenuto manifestazione di Dio oppure di Satana. Non c'era la possibilità logica che potessero esistere gli alieni. E poi niente, se volete espandere il tema, la guerra dei mondi mai terminata di Chiesa Cattolica agli alieni. Questo è più o meno tutto. Se volete espandere il tema, la fantascienza, l'ufologia, il terzo incomodo, il link lo trovate in descrizione. Per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.